Eccoci cari amici, siamo arrivati alla Domenica delle Palme, entrando nella settimana santa, la grande settimana, il tempo per indolorizzare il mistero pasquale di Gesù. Tornando indietro, la prima settimana abbiamo visto Gesù nel deserto, dove rimase in preghiera digiuno per 40 giorni. La seconda settimana, trasfigurazione alla vista di tre discepoli. La terza settimana, Gesù nel Tempio di Gerusalemme, scacciando fuori dal Tempio tutti i venditori. La quarta settimana, il dialogo di Gesù con Nicodemo. La quinta settimana, alcuni greci esprimono il loro desiderio di vedere Gesù. Oggi, Domenica delle Palme, è anche Domenica della Passione. Possiamo chiamarla anche le nozze dell'agnello. L'entrata trionfale di Gesù nella città di Gerusalemme come re, come sposo, come Messia di Israele. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme ci fa comprendere che Gesù non è fuori dalla città, ma nel cuore del mondo. La gente l'accoglie festante, agitando rami di olivo e di palme, stendendo i mantelli e cantando Osanna al figlio di Davide. Dopo qualche giorno la stessa gente si contraddice dicendo crocifigelo. La gioia e il dolore sono la faccia della stessa medaglia. Ciascuno di noi incontriamo momenti di gioia, momenti luminosi, momenti vittoriosi e anche momenti difficili e dolorosi. Come stiamo vivendo questi periodi così difficili da interpretare? Al momento della gioia, imperiamo sull'esempio di Gesù. Gesù non entra nella città di Gerusalemme come un conquistatore, ma entra sopra un asino, animale usato per umili servizi, senza armi, senza soldati, l'umiltà che supera ogni forma di superbia e orgoglio. Entrando nella settimana santa, rendiamo grazie al Signore, contemplando la sua passione, ci fa capire che con la fede si può trasfigurare qualsiasi avvenimento in una umanità nuova, ricca di speranza, che può vincere ogni male. Auguriamo ciascuno di noi a vivere degnamente il mistero pasquale e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Chiediamo a Gesù che entri in noi per fare parte della nostra vita. Amen. Grazie.